l'energia non è l'ultimo premio, ho vinto. Se è l'ultimo premio, la prossima volta imparo a non controllare i premi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel covo di Weavile. Io sono Stefano e nel video di oggi guardiamo insieme Urshifu Rapid Strike con PG8. Alcuni lo giocano con Cincino, secondo me è meglio PG8. Il video che state guardando in realtà non è un vero e proprio video, nel senso, questa è una live che ho fatto su Twitch, perché da ora in poi tutte le live saranno soltanto su Twitch. Quindi se volete seguirle in diretta, seguitemi al covo di Weavile, oppure potrete vedere video come questo in cui ritaglio i momenti più interessanti, più divertenti, più importanti delle live e ne ricavo un video. Qual è il ragionamento dietro questo mazzo? Allora, innanzitutto ho dato un'occhiata alle liste che c'erano su Inter di giocatori molto forti. Ho visto la lista di Pedro Eugenio Torres, il giocatore più forte della Spagna e uno dei più forti del mondo. Ho modificato un po' di carte, c'era qualche carta che non mi piaceva. Ragazzi, scusate, io preferisco PG8 rispetto a Cincino. Perché Cincino dice scarta una carta e pesca due. PG8 dice guarda le prime due, una la prendi e una la metti in fondo al mazzo. Ora, di solito, quando peschi due carte, non è che proprio le due carte che peschi sono entrambe indispensabili, che dici no, le voglio entrambe. Magari ce n'è una che va bene e una invece no, a volte magari nessuna delle due. E scartare sempre una carta dalla mano non è così semplice in un mazzo come questo che non gioca carte che vuole scartare. Cioè, se fossimo un mad party, chi se ne frega scartare la mano? Ma in un mazzo come questo non sempre è roba da scartare. Se ti fanno timbro da due, non è detto che tu puoi con Cincino riesci a scartare delle carte perché magari le carte che a mano ti servono. E quindi secondo me PG8 è meglio. Ah, quanta gente che è arrivata! Ciao Miascolo, ciao Auri, ciao Albonzo, ciao a tutti ragazzi. Prossima volta stai miglior giocatore d'Italia? Speriamo, speriamo. Io mi impegno, ragazzi, qui ci impegniamo tutti, eh. Nuova inquadratura, come vi sembra, ragazzi? A me sembra più pro. Cioè, io guardando gli altri streamer e vedendo un po' come sono le mie live, ho detto, boh, secondo me fa più figo l'inquadratura di profilo, perché, cioè, cioè, tutti noi siamo spettatori che stanno guardando la partita. Boh, vi piace? Oh, ragazzi, quando voi vedete queste cose qua, tipo che cambio l'inquadratura, cambio la musica, cioè, lo so che ormai è quasi un anno che ho il covo di Weavile, però io sono abbastanza ignorante, cioè, sto imparando man mano le cose, quindi se voi magari seguite già anche altri streamer e volete darmi dei consigli, datemeli, io li accetto volentieri. Poi al massimo non li seguo se non sono cose con cui sono d'accordo, ma io accetto sempre volentieri i consigli. Tutti di profilo sono più belli. Ricorda che la diversità è un valore aggiunto. Bravo Fabio, no, sono d'accordo, sono veramente d'accordo. Sì. Infatti, secondo me il modo migliore per diventare bravi in qualcosa è imparare dai migliori, però non copiare. Cioè, trovare qualcosa che ti rende unico, ma comunque imparando dai migliori. Perché se tu pensi di essere già bravo all'inizio e non guardi come fanno gli altri, magari ci metti un sacco di tempo a diventare bravo. Devo trovare un buon compromesso, e la penso così. Pedro ce l'ha frontale o quasi, però, come ho appena detto, si guardano i migliori. Secondo me il migliore, a parte Tricky Jim, che secondo me è il migliore, ce l'ha frontale anche lui. Azul ha questa inquadratura strana che non ho ben capito come che tiene la videocamera. Però, ecco, boh, mi piace. Esatto, Albonzo, esatto. Io vorrei capire se riesco ad estendere un po' la chat sul tablet, invece sono qui. Cioè, a me non mi interessa guardarmi la mia stessa live, sono io che la sto girando. Il gruppo dei sub? Ragazzi, come si chiamano? Gli abbonamenti sono attivi. Cioè, ho già messo qualche emoticon. Non sono riuscito a personalizzare i vari livelli. Sto cercando ancora l'impostazione su Twitch, non l'ho trovata. Però se qualcuno vuole supportare il canale, vuole iniziare ad abbonarsi, gli abbonamenti sono attivi. E appena capisco bene come personalizzare le cose, metterò qualche valore aggiunto, ovviamente, sì. Ci sono anche le donazioni. Cioè, il canale si può supportare adesso in qualche modo per chi vuole. Comunque, per quanto riguarda la lista, allora, abbiamo parlato del motore. L'attaccante è Urshifu Rapid Strike. Io penso che bene o male tutti conosciamo questa carta. Con il primo attacco facciamo 30 danni, ma se siamo diventati attivi in questo turno sono 150, quindi fortissimo per un'energia. Con Giga Flusso Rapido scarti tutte le energie e fai 120 a due Pokémon qualsiasi dell'avversario. Questo mazzo naturalmente non va matto per i Mew avversari, noi abbiamo ordini dal capo per metterli KO. Se non c'è Mew è veramente facile pescare anche 4-5 premi in un colpo solo grazie a questo attacco. Grande Fabio, mitico. Ah, grande anche Albonzo, mitici ragazzi.
Ok, no, ho visto un asterisco come Da Vinci, ma non ho capito riferito a cosa. Allora, qual è la differenza tra questa versione di Urshifu rispetto invece alla versione classica che vediamo? La versione classica gioca motore Jirachi, Deden, Crobat, eccetera. Questa versione gioca un solo Deden, quindi diciamo che soffre meno ADP, è meno facile fare i KO sui Pokémon da due premi. Ha il vantaggio che può permettersi di giocare con un po' più di stabilità Demetra. Quindi noi con Urshifu o facciamo danno con un'energia, oppure facciamo danno e scartiamo l'energia. Quindi è comodo usare Demetra per togliere i danni. È una versione, secondo me, che è meno esplosiva, ma che nel lungo termine è più consistente questa. Abbiamo anche Mewtwo con i quattro retini, c'è un Mono Jirachi per sicurezza, che ogni tanto può far comodo, c'è anche uno Snorlax per pescare. Mi è piaciuto parecchio e vorrei scoprire insieme stasera come se la cava rispetto alla versione con Cincino. I vantaggi dei PG8 rispetto al Cincino. Come dicevo prima, PG8 non ti fa scartare carte dalla mano. Cincino ti fa scartare una carta, che può essere un problema. E tu solitamente, cioè non è che ti servono entrambe le carte che peschi con Cincino. Spesso una di quelle carte è inutile e magari la scarti con l'altro Cincino. Con PG8 invece, semplicemente tu lo puoi usare PG8 tenendo le carte che hai in mano. Quindi secondo me è meglio. Mi sono perso qualche messaggio, non credo. C'è qualcos'altro da aggiungere? Abbiamo una Mono Ester. Una Mono Ester ci permette di poter attaccare. Allora, facciamo Decidueye, perché Zamazenta secondo me non lo battiamo lo stesso. Facciamo troppi pochi danni e dovremmo usare questa supporter non so quante volte in una partita. Quindi secondo me questo mazzo comunque rimane con un autoloss pesante a Melcario. Pazienza, pazienza. Non si può battere tutti i mazzi. Ecco, rispetto ad alcune liste che ho visto, io gioco Jirachi GX. Ho visto alcune liste che non lo giocavano, quindi non capisco di preciso come pensano di giocare contro i mazzi Mewtwo. Anche perché non c'è nemmeno Mimikyu, quindi boh. Ma io non ho la prospettiva post-rotazione perché ci sarà il Limitless Invitational. E sarà un torneo importantissimo, e quindi penserò alla rotazione solamente da luglio, probabilmente. La Wave Mimikyu? Cos'è la Wave Mimikyu? Allora, per Zamazenta si potrebbe usare Urshifu V, fa 150 danni. Zamazenta riduce di 30 con l'abilità di Melcario, con l'attacco di Melcario, di 30 con gli occhialini, vuol dire che faremmo 90 danni. Bisognerebbe attaccarlo 3 volte e poi magari lui usa Ibis e Suiren, quindi secondo me non lo si batte. E Mimikyu sì, sarebbe molto forte. Bisogna capire se è meglio giocare Mimikyu o Jirachi GX. Non lo so, sinceramente. Secondo me Jirachi GX dà un po' più di sicurezza, perché comunque Mewtwo non è che gioca Mimikyu, quindi siamo più tranquilli. Boh, ragazzi, per il resto non c'è niente di particolare. Ecco, una persona che gioca 3 avicoltore, che vabbè, sono comodissimi con Urshifu, visto che fa 150 danni switchando. E ci permette anche di ritirare Snorlax o Jirachi, oltre 4 retini e a 3 palloncini. Quindi questo è un mazzo che se vuole ritirare un Pokémon lo ritira. Siamo proprio tranquilli. E boh, dai ragazzi, io farei qualche partita adesso. Vediamo un po' come se la cava in azione. Nuovo scala sfide. Ecco, nuovo Zacian, veramente. niente male. Tanto l'ho chiamato Urshifu Sinsino, ma è Urshifu PG8, vabbè. Ma si può. Snowman 038. Vediamo un po'. Juniper Full Art, ok. La supporter è prof, ma no, me ne sono appena presa una l'altra sera che mi mancava la quarta. Allora, abbiamo una partenza che ha poco senso, però vabbè, tutto sommato ci potrebbe stare. 5 Zacian non scambiabili, complimenti Aurora. Allora, siamo contro un Mewtwo Welder, gran bel mazzo, e abbiamo Jirachi GX, ottimo. Top deck. Questa non serve a niente. E questo servirà come invece? Io assegno qua. Allora, visto che Mewtwo Welder è un mazzo fortissimo, io inizio a giocare Jirachi GX per evitare il KO. Allora, io prossimo turno ho già KO su quel Crobat. Evolvo, avicoltore, 300 danni davanti. Vediamo, ovviamente. Adesso voglio dare un'occhiata com'è lo scala sfide che guardo un attimo anch'io. Ok, focolare gigante non ci serve a nulla. Blocco oggetti, ok. Ecco, blocco oggetti su Crobat mi lascia pensare che il mio avversario non abbia proprio una mano eccezionale. Ok,
Ok, ricerca accademica. Non è un Mewtwo. Ma sì che è un Mewtwo Elder. Ah, ok. Victini Mewtwo con le Aurora. Wow. Interessante. Vediamo se trovo Victini V. Ok, non ha trovato Victini. Interessante. Switch. Cosa vuoi fare? Dedenne. Allora, ha già fatto Welder, quindi non credo che possa fare nulla di che. Pregio Ball, cosa potrebbe prendere con un'energia? Vileplume per tipo paralizzare, avvelenare Urshifu. Spero che non lo faccia. Cioè, spero per lui, eh. Ah, Mimigar. Gioca Mimigar, interessante. Ok, sì, è abbastanza fastidiosa la cosa, eh. Però la cosa bella è che mi ha messo in gioco il focolare gigante. Quindi, io adesso ho pescato una trainer. Scarterò. Communication, no. Demetra. Sì, direi Demetra. E la cosa divertente è che mi fa 200 danni. Spero che non faccia boss su Urshifu, questo sarebbe abbastanza antipatico. Zacian Gold è bello. A me le carte gold non piacciono, ma Zacian Gold. Bello, bello, sì. Sono d'accordo con Fabio. Allora, vediamo se ti accontenti. A parte che ti serve un'altra energia Aurora. Infatti a me Mimigar non piace in Mewtwo Welder. Vediamo. L'avversario sta un po' esitando. Sta un po' pensando a cosa fare. Vediamo se... Boh, non lo so. Diamogli il tempo di decidere. Naturalmente un boss Poltergeist su Jirachi sarebbe... Gli farebbe vincere la partita. Però, nel senso, sono tante carte. Durant Mill ci sta. Sì, ho visto che ha fatto il video di Riccabroz. Volevo farci una live, io mi ho anticipato, cavoli. Magari tra qualche settimana la faccio. Attenzione, seconda energia Aurora. Vediamo se ha anche il boss e se la sente di puntare al capo su Jirachi, perché, nel senso, vuol dire che lui deve sperare che io abbia 4 trainer in mano su 5. Ok, perfetto, perfetto. Questo va benissimo. Allora, evolviamo questo. Lui giocherà Incineroar. Purtroppo temo di sì, ma io non posso farci niente. Mew. Non ho pescato l'energia, la cosa mi dà un po' di fastidio, devo dire. Allora, rimischio Mew. E direi che voglio un Urshifu normale. Tutto questo, i PG, Level Ball, Quick Ball. Boh. Pazienza. ...150 danni. Allora, il mio avversario potrebbe addirittura fare l'attacco GX di Mewtwo. Sarebbe molto antipatica la cosa. Vediamo. Ciao Fede! Ciao! Metti Giratina così levi una speciale. Ma ci poteva stare, però era più urgente preparare un secondo Urshifu che non vada KO. Avrei voluto farlo se avessi potuto, sì. Guarda, Erios, non solo musica nuova, ma ho scoperto che esiste un programma apposta che è una specie di radio apposta da usare su Twitch. Con la musica che non è protetta da copyright, quindi non dovrò neanche più stare a cercarmi le playlist. Sta andando la radio in questo momento. Così non puoi più lamentarti che la musica. Che la musica non la cambio. Non lo so, Geppi. Io aspetto di poter settare un PG8, però chi lo sa. Allora, io purtroppo. Ah, hai fatto Poltergeist, veramente. Allora, mi serve un'energia adesso, però, eh. Ah, intanto mi. Ah, ok, perfetto. Il palloncino va benissimo. Allora, evolviamo qua. Se avessi avuto un'energia, avrei pescato 5 premi. Che peccato. Vediamo se pesco un'energia, dai. Ragazzi, le energie mi servono. Non voglio esporre un Urshifu che verrà messo KO, cavoli. Però devo farlo. Cavoli. Gran peccato. Pescherò 3 premi, potrebbe esserci un'energia. Quasi quasi. Rimetto in cima... Oh no, non è stata una mossa corretta. Non è stata una mossa corretta.
sono confuso. A sto punto, beh, comunque rimetto in cima una Demetra. Retino no, timbro nemmeno, facciamo semplicemente il KO. Ora mi metterà KO con Victini VMAX. Vediamo. A me non serve questa energia. Allora, no, nella mia testa avrei utilizzato Demetra al prossimo turno per togliere i danni da Urshifu, ma non l'avevo ancora voluto. No, il copyright non è che c'è la gente che guarda questa live e si accorge del copyright. È proprio una cosa automatica di YouTube e Twitch, che rilevano quando la musica ha il copyright. Allora, attenzione, stiamo attenti adesso. Il modo migliore per vincere qual è? Boss e boss il prossimo turno. Sì. Questa la segno qua. Il timbro te lo faccio subito. Facciamo boss su Crobat. Retino su Mewtwo. Recupero il boss. Non sono ancora proprio in una situazione bellissima. Mi servivano, cioè il motore sarebbero i piccioni. Non sono riuscito a settarne, quindi vediamo adesso. Avicoltore. PG8 o niente. È rimasto Crobat Golurk nel deck, è vero, devo inserirlo. Sì, avete ragione. avete ragione. Mi manca, no, non tanto la doppia, cioè in parte la doppia, oppure un retino ancora. Però comunque ho Demetra, posso guadagnare un turno. Vediamo cosa fa il mio avversario adesso. Allora c'è questo Heatran che il prossimo turno potrebbe diventare un po' minaccioso. Questo DDN. Ok, le energie sono tutte negli scarti, quindi non penso che Heatran diventerà troppo minaccioso. 3 energie Aurora, interessante. Eccolo qua, lo stavo cercando. Io ho pescato il retino, che è la carta che mi serviva prima, però non ho più il boss. Però comunque va benissimo, eh. Ora farà 220. Ciao Fede, ciao. Ho usato 8 carte, di cui 2 sono il KO. Non ho ancora fatto niente sta partita. Vediamo se si riesce a rimediare, però è un po' complicato. Tu come sei? Vediamo cosa pesco intanto. Questa proprio non serve a niente. Due boss sono andati. Due Quick Ball e Eldegoss. Quindi tu non mi fai boss. È questo che stai cercando di dirmi. Però io come faccio a uscire da questa situazione? Devo usare Mewtwo per mettere in cima al mazzo un Bird Keeper. Però cosa faccio col Bird Keeper? Che non lo pesco neanche ora. Anzi. Cavolo, non va bene. Non va bene. No.
il timbro mi ha bloccato. Cioè, in teoria questa versione dovrebbe essere meno vulnerabile ai timbri perché ha in gioco i piccioni. Io non ho ancora usato una Velox Ball in tutta la partita. Neanche Communication, cioè uno, vabbè. Ho anche le Level Ball. L'avversario sta pescando tantissimo. Cioè, se c'è un terzo boss, eccolo. Che brutta partita. Mi è rimasto proprio... Mi ha lasciato un po' di amarezza in bocca. Deoxys Fan 14, un fan di Deoxys. Deoxys non mi ha mai fatto impazzire come Pokémon, non so. Non è tra i miei preferiti. Ma non c'entraci... Anzi, guarda, avevo sempre poche carte in mano in questa partita. Cos'è che avrei scartato per giocare... Cincino? La lista, lo so ragazzi, mi dimentico, dovevi dirmelo prima. Sì, avete ragione. Adesso la metto. Un altro con Pidgey, bravissimo, guarda. Siamo in due. Siamo due persone di buon gusto. Quick Ball. E qua con questa Quick Ball io quasi... Sarei tentato di prendere uno Snorlax, con cui pesco 5 bellissime carte. Oh, mi sta simpatico Snorlax. Giochiamolo comunque, peschiamo 5 carte, dai, va bene. Cioè, bene o male, il primo turno di questo mazzo è sempre piuttosto consistente. Poi... boh. In realtà è Control. Basta questi martelli testa, continuano a farmi martello testa. È Control veramente, mi sa, Per un altro Pidgey, ma giocare contro Control io non ho voglia. Quick Ball. Avicoltore, Control. Ah, è quel Control, ok. Marnie, è certo. Snorlax è una di quelle carte che chiama Marnie proprio squarciagola. Vabbè, tutto sommato comunque ci sta questa mano, Credo che abbiamo un pessimo matchup. Allora, questo si evolve. E questo pure. Poi direi che prima... No, prima cosa. Facciamo Marnie, per forza. Cioè... Se trovo avicoltore... Vediamo se trovo avicoltore. Orribile. Però mi sa che uno vale la pena giocarlo. Così ogni volta che per fare gli attacchi posso ritirare. Dici che sarà un altro Ditto live. Ma questo dovrebbe essere un mazzo forte, ragazzi. Cioè, a me non fa impazzire, sarò sincero, Non è dei miei preferiti. Però mi incuriosisce, perché... Perché è carino, comunque. Da come sta andando, sì, sicuramente. Più forte il mazzo di domenica... Vabbè, il mazzo di domenica sera era incredibile, dai. C'è poco da fare. La Demetra penso che non la useremo mai. Quindi, tanto male... Settare un secondo piccione e poi al limite usiamo i retini per giocare Mewtwo se dovesse servire. Adesso non deve fare martello testa anche adesso, cioè devono smettere di fare martello testa in generale proprio. Una volta che non fa martello testa posso iniziare a valutare di mettere KO i piccioni. Vabbè, boss su Sentiscorch non si riesce. Capsula della memoria, gold, apprezzo. Ecco, alcune carte strategicamente mi piacciono gold. Però poche. Scarta Mimikyu, che naturalmente non serve a niente. Il mazzo di domenica è finito anche in video sul canale di Tablemon, assolutamente. Un altro Pidgey, mi sa che ha Mew nei premi. E pesca 70 carte. Qual è il modo migliore di giocarsela adesso? Forse se avesse avuto un Mew l'avrebbe già giocato.
per me non ha Mew. E quindi forse vale la pena iniziare a fare un attacco qua, per poi mi scarta l'energia. Se le scarto tutte subito non può scartarmele. Forse è meglio scartare due Pidgey. O danneggiare Sentiscorch. Meglio danneggiare Sentiscorch, mi sa. Allora, Communication. Rimischiamo questo Urshifu. Cosa stavo prendendo? Un piccione, forse? Ah, in realtà stavo prendendo Urshifu, però a sto punto prendo un altro piccione. L'ho appena giocato. Ok, no, non l'ho ancora giocato, perfetto. Allora, vediamo una carta. Ok, perfetto, perché poi lui mi sa che potrebbe scartarmela. Vediamo un'altra carta. Palloncino. Ne ho già uno, però tanto vale prendere un altro. Allora, assegniamo l'energia cattura qua. Poi, direi Communication, rimischiamo Mew, che non dovrebbe servire. E evolviamo. Così anche questo è a posto. Poi, un palloncino comunque lo assegno, se poi lo scarto comunque l'altro. E facciamo gigaflusso rapido, uno qui e uno su Snorlax. O su Pidgey. Facciamo su Pidgey, così magari non riesce a ritirarlo. Perché alla fine sono tre premi Sentiscorch, cioè, e io devo fare tre attacchi per metterlo KO. E questa è una cosa che mi fa un po' strano di questo mazzo. Che per mettere KO un VMAX devi fare 75 attacchi. Ok, un piccione arriva. Arriva l'altro. Vediamo cosa vuole fare, se riesce a ritirare. No, beh, non gli serve neanche ritirare perché io non ho energie assegnate. Ah, Mew è arrivato intanto, ok. Quindi vabbè, l'attacco grosso siamo riusciti a farlo. No, vinci, perché alla lunga io comunque devo pescare 6 premi. E pescarne 3 qua significa che poi devo fare solamente 2 attacchi per pescare gli altri. ...150... Sarebbe quasi bello trovare un boss per mettere KO Mew, però con tutte le carte che ha in mano farà amo normale. Lui ha anche Demetra in tutto questo. Se trovassi una Marnie non sarebbe male. Sfoltiamo il mazzo. No, non farmi il timer. No, niente timer. Vediamo se trovo una Marnie. Non deve fare Demetra al prossimo turno. Questa non è una Marnie. Dai, forza, su. Su, Marnie. Quante sono le Marnie, tra l'altro? Nel peggiore dei casi potrei addirittura fare Timbro, eh. Però facciamo che comunque faccio così e mando Giraci. Niente Marnie. Però comunque il retino va sempre bene. Allora, assegno questa qua, così scarta questa. Recupero Giraci. Vedrà comunque un sacco di carte. Però se fa Demetra non fa Welder. E quindi non può scartarmi l'energia. Situazione un po' stranina. Ah, non ho fatto la supporter. Ero convinto. No, ho fatto confusione. Potevo fare avicoltore. Pazienza. Piuttosto non lo uso del tutto. No, la mono welder dovrebbe esserci. Molte liste giocano la mono welder. E quando hai 10 carte in mano e dei piccioni in gioco, la mono welder magari la peschi anche. Quindi una welder me l'aspetterei.
Chiaro che se fa Demetra. Sì, beh, no, ma certo, ma fa l'attacco sotto, cosa sto dicendo? Scarta oggetti, fa niente. Fai pure. Nella lista originale non c'era. Ma interessante. Ciao Super Rose. Ma guarda, che bella coincidenza. Interessante. Allora, sì, voglio fare avicoltore. Vabbè, non mi sembra brutta la situazione, tutto sommato. Io vorrei un boss. Dite che è chiedere un po' troppo. Dite che sono un po' troppo ambizioso, che dovrei accontentarmi. Ai ai ai, è arrivato Macca che mi rimprovera perché non faccio il bravo. Ma vabbè, tutto sommato. Dai, sto facendo il bravo. KO, 3 premi. Temo che giocherà Giratina. Io purtroppo di energie base ne ho solamente 2. Quindi. Eccolo Giratina, però è. Ma Macca, sei sempre così poco delicato, cavoli, con i tuoi commenti. Sonia. Senti, Scorch. Io ho ancora un po' di energie qua e là. Giuste, giuste. Per vincere. Devo riuscire a fare 2 volte boss, possibilmente. In teoria non dovrebbe neanche essere così difficile, perché alla fine gioco 2 boss. Non ce n'è nessuno negli scarti, nessuno in mano. Ho 14 carte nel mazzo. Ho anche Stellar Wish da fare. A sto punto faccio le Dend nel prossimo turno, non lo so. Non lo so, Macca, prova a cancellartelo da solo se riesci. Vediamo se riesco a cancellarlo io. Guarda. Ho ripulito il tuo messaggio, Macca. Come si chiama il più grande avicoltore italiano? Vai Matteo, sorprendici come sempre. 20 danni. Buon salve Trafalgar. Ragazzi, io non sono un mazzo control. Vorrei soltanto. Io davvero. Cioè, vorrei soltanto un boss. Vediamo se sono nel mazzo. Quanti ce ne sono? Sono entrambi nel mazzo. Io voglio un boss. Cioè, devo sfoltire ulteriormente questo mazzo. Cosa scarto? Giratina non serve a niente. Mewtwo mi servirà dopo, quindi ho fatto bene a prenderlo. Volevo sfoltire, ma ho fatto bene a prenderlo. Allora, piccione 1. Boss, 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 boss. Dovrebbe esserci. Sono finiti i piccioni, vero? Nel mazzo? C'era cosa che era? Ah, era un Urshifu, ok. Come sequencing sarebbe stato meglio non fare questa mossa. Perché così ho rimescolato la carta che avevo messo in fondo al mazzo. Oh! Manca l'energia, per il prossimo turno, ma dovrebbe andare bene. Allora, boss su. Ma nel dubbio su Mew. O su PG8, così pesca un pochettino di meno. Allora, se metto KO Mew, posso puntare. Preferisco mettere KO Mew. Ora si ritira. Con Mewtwo si mette in cima al mazzo il boss. Che fatica questa partita. Però secondo me la vinciamo. Io la vedo positiva. Manca ancora un'energia. Non ho guardato quante ne abbiamo nel mazzo, ma ne mancano ancora almeno una o due. Vediamo. Ok, c'è una sola energia che va bene e potrebbe essere l'ultimo premio. Non l'ho controllato, quindi. Male. Però. Dai, c'è Dead End. Nel senso, io il prossimo turno faccio Stellar Wish, Dead End, pesco tutto il mazzo e faccio boss KO. E se lui non mi scarta l'energia adesso, io faccio KO con l'attacco di Urshifu. Sarebbe il colmo se veramente l'ultimo premio fosse l'energia. Sto pensando. Ah, me la scarti così? Ne vale la pena? Boss, mi stai rallentando quindi, a quanto vedo. Ma in realtà mi hai fatto un favore, perché ho i retini.
Bella mossa e aspetta, aspetta prima di dire bella mossa, perché le cose vanno fatte con calma. Vediamo se trovo subito l'energia. Ok, no, no, non è l'energia questa. Cioè, è l'energia, ma non quella che volevo io. Prendo un palloncino che va sempre bene. Allora, questo sarebbe Urshifu Cincino, ma con i piccioni, che secondo me sono meglio. Energia, dai. No, basta, l'energia cattura. Allora. Allora, sto facendo. Allora, avrei potuto giocarla meglio. Avrei dovuto controllare se nel mazzo c'è l'ultima energia. Mi sono dimenticato. Però io ora pescherò 6 carte con 7 carte nel mazzo e l'ultima l'ho messa in fondo al mazzo con PG8. Quindi, se l'energia non è l'ultimo premio, ho vinto. Se è l'ultimo premio, la prossima volta imparo a non controllare i premi. Che paura, ragazzi. Che paura. Non la vedevo. Sì. Bella. Bella, 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 bella. No, ho perso il lancio. Attenzione, chi comincia però? Stavolta vado secondo. Ai ai ai. Non so cosa si prova. Allora, ci regala una carta in più, va bene. Per un pelo non siamo partiti con il Mono Dedenne. E siamo contro un Urshifu che gioca la lista classica, quindi vediamo qual è il migliore dei due Urshifu. Intanto sono partito Rimu, che sicuramente lui starà pensando. Ah, ok. Esatto, numericamente, sia con Cincino sia con PG8, hai sempre un più uno in mano, perché con Cincino scarti uno, peschi due, però è comunque una carta in più. Diciamo che. Mentre Cincino magari a volte puoi anche scegliere di non usarlo perché magari le carte che ti servono in mano, PG8, cioè di ignoranza, puoi farlo sempre. Allora. Allora. Mi sa che il boss è la carta meno importante che ho. Vado a prendere il mitico Urshifu. Thank you Shay. Thank you very much. Shay ha regalato un abbonamento a Baba Utette. PG. Prospe. Boh ragazzi, sono io che sono fissato con Snorlax, perché vorrei andare a prendere Snorlax anche adesso. Awesome. Communication. Snorlax. Dov'era? Dov'era? Ok. Ok. Peschiamo 6 con Snorlax. Mew è al sicuro in panchina. Vi ricordo che il mio è un mazzo che gioca Sherrol. Quindi io nel mirror. Due piccioni in mano. Io dovrei essere messo meglio nel mirror rispetto a lui. Perché Ale è fissato con Snorlax? Non lo sapevo. Ma io è tipo la prima volta che uso così tanto Snorlax, perché nei mazzi che uso di solito non c'è. Però devo dire che boh, mi piace. Perché alla fine ti svuoti sempre la mano. Ci sta. Lui ha appena fatto Quick Ball scartando Marnie. Vuol dire che sta per fare un'altra Marnie e in tal caso piangerei. Oppure vuole usare un'altra supporter. Sì, la mano è bellissima. È per quello che secondo me farà Marnie. Retino. Stai per fare Switch? Funi di fuga. Brutto antipatico. E beh, per forza, oh.
Grande, top. Ma che bello che sei il primo che si vede con il logo di Sneasel. Grandissimo, top. Ah, gli piace un sacco Snorlax. Vabbè, vabbè, alla fine se lui gioca tanto mazzi, tanti mazzi control. No, eccolo lì Marni. È abbastanza simile a Zacian, ci sta. Allora sei il primo sub, babau. Guarda che bello il piccolo Sneasel, mi piace. Ragazzi, guardate che mano che ho ricevuto intanto. Ecco, guarda che sfoggia le moti con Digidaci. Tra l'altro voi potete vedere quali sono i prossimi loghi in base a quanti mesi siete sub oppure no. Ah, tra l'altro ragazzi, vi ricordo che se avete Amazon Prime potete iscrivervi e diventare sub del covo di Weavile. Voi non pagate nulla, semplicemente una percentuale del vostro Amazon Prime anziché andare ad Amazon arriva a me. Quindi è un modo per supportare il canale senza che voi spendiate nulla. Quindi io vi consiglio di farlo, nel senso, se volete supportare il canale, se no non fa niente. Ora mi manca l'energia. Mio avversario, sto facendo un turno lunghissimo. Io sono qua che voglio giocare. Ciao Fabietto, buonasera a te. Ah, non hai il Prime, allora niente. Allora, evolviamo, mi serve l'energia. Devo fare delle N qua. Mettiamo l'altro palloncino qua. E se l'altro Urshifu nei premi... Lo pescherò. Non posso perdere altri Pidgey. Perfetto, Dead End. Molto carino anche Giratina nel caso, però... Però non fa niente per ora, tanto magari può fare la switch. Ok, io ho l'energia e ho anche PG8, va benissimo. No, Crobat non lo gioco, cioè l'idea di giocare PG8 è che sei meno dipendente da queste carte. Prendo questo perché tanto... Facciamo così. Tanto Snorlax non mi serve più. E preparare un secondo Urshifu secondo me è una cosa intelligente. Anche Giratina sarebbe bello da giocare, però... Che boh, cioè quanti attacchi devo fare per mettere KO un VMAX? Almeno con il dojo era... Cioè dojo sono 160 danni come minimo, 320 con due attacchi, Zigzagoon. No, non mi piace, preferisco la versione che gioca il mio avversario. Cioè, è un mazzo troppo di resistenza questo, cioè io dovrei fare tipo Cheryl in questa partita, però non è facile avere in mano Cheryl al momento giusto. Mi ricordo che avevo visto tra l'altro anche... Anche Tord in live una volta che lo giocava alla previous cup, se non sbaglio, e non trovava Cheryl neanche lui. Giratina, è certo. Purtroppo lo immaginavo. Speravo di no, ma lo immaginavo. Lo so che non si chiama Cheryl, in che senso? Si legge così, in inglese. Cioè, in italiano è Demetra, in inglese è Cheryl. Sì. Shay, if you're listening, the correct pronunciation of Cheryl. Is Cheryl or is it something else? Vediamo. Vediamo se sta ascoltando, ci risponde lui che è madrelingua.
Thank you, man. Perfetto. E adesso? Non lo so, ragazzi. Eccola qua, stavamo parlando di lei da mezz'ora, giustamente, prima o poi è arrivata. Il boss potrebbe far comodo a un certo punto. Ma non ancora, in realtà. Oppure voglio fare 150 quelle Urshifu. Lui comincia a fare i doppi KO. Eh sì. L'unica è... No. Non capisco se magari sto facendo qualche misplay io, perché Urshifu... Cioè, per fortuna, non è un mazzo facile da usare rispetto ad altri mazzi VMAX. E non è un mazzo che ho testato molto, quindi... Magari sto sbagliando qualcosa anch'io, però non vedo molte alternative alle mosse che sto facendo. Cioè Urshifu è un mazzo che deve poter fare tante volte boss, correggere il danno col dojo e Zigzagoon. E se lui ora ha Mew, io cosa faccio? Tra l'altro ora se mi scarta anche questa energia è un problema. Ah no? Ha scelto... Ah, vuole liberare il campo, interessante. Sta scartando un sacco di risorse, sta cercando un modo per ritirare. Ok, anche l'energia ti fa ritirare, ci sta. Eternatus con Sonia e le Pokéball, interessante. questo è un problema adesso, gli basta energia boss KO. Per colpa di quel DDN che ho dovuto giocare inizio partita. Allora, io ho tre premi, adesso li pesco. Se lui ha energia, boss, anche switch in realtà, sono un po' di carte. Ora mettiamo KO questo e danneggiamo questo. O questo... No, non ha senso, non c'è quello davanti. Ecco vero l'energia, ok. Cioè, per dire, se lui ora mi danneggia Urshifu, io posso giocare Demetra. Energia? Ha già tutto? Lo vedo abbastanza lanciato. Attento Matteo, mi sa che stai rischiando. Ti sta donkando un Eternatus che gioca Pokéball e Sonia. Boss, hai tutto quindi. Ti manca solamente lo Switch e fai Dead End, quindi hai tutto. Ah, che peccato. Si poteva vincere comunque. Però mi sa che nel Mirror comunque... Non lo so questa versione qua contro cosa dovrebbe essere più forte. Boh.
Allora, ragazzi, tiriamo un po' le fila del discorso. Allora, lui aveva tutto, però giocava un mazzo con due redenne, un Crobat, motore Jirachi. Se sommo tutte queste carte qua e con ricerca accademica, lui ha finito il mazzo praticamente. Io invece con questo mazzo qua pesco molto di meno. Ho due Marni e tre Avicoltore per pescare. È pochissimo. Poi chiaro, se setto i piccioni vedo quattro carte in più a turno. Poi c'è il mono Dedenne, però è chiaro che quando lui cerca una carta può vedere tipo 10 carte, mentre io ne vedo 4-5. Se avessi avuto la stadio avrei vinto, sì, però questa versione di Urshifu non gioca la stadio. Cioè, secondo me il discorso è questo. Urshifu con Cincino o con PG8 andrebbe giocato esattamente come l'Urshifu classico. Ma al posto di usare motore Jirachi Redenne, mettere PG8. Questo vuol dire che carte come Jirachi GX e Mimikyu vanno messe, e anche il Dojo, per esempio. Per me è così. Detto questo, comunque, questa cosa di giocare Demetra in Urshifu, sinceramente, non mi fa impazzire. Quindi, cioè, o lo si gioca proprio molto di più basato su Demetra, del tipo che ne giochi 3. E che ti basi tanto su questa carta, ma secondo me Urshifu non è un VMAX che deve puntare a tankare in questo modo. Deve cercare di fare tante volte boss, cioè giocare tre boss, il Great Catcher, pescare premi in fretta. Devo dire che mi ha deluso questo mazzo. Questo mazzo mi ha deluso. Non so se magari. Cioè, fatemi sapere, ragazzi, nel caso se secondo voi mi sfugge qualcosa. Però rispetto all'Urshifu classico. Mi ha deluso. Penso che in prospettiva possa essere magari la versione più forte di Urshifu, perché uscirà la stadio che impedirà a Dedenne, Crobat e Eldegoss di essere usati, e quindi avremo più consistenza grazie ai piccioni, oppure a Cincino, o anche a Drizzt e Inteleon. Ne parliamo bene nel video di domani. Però al momento, secondo me, no. Ok, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi su Twitch se volete partecipare anche voi a queste live, e fatemi sapere nei commenti se anche voi preferite PG8 a Sinsino, e se anche voi preferite la versione classica di Urshifu piuttosto che questa con PG8. Sono curioso di sentire cosa ne pensate. Ciao, ragazzi!